rinnovato l'ufficio di presidenza dell'Assemblea, riviste le specie cacciabili in Piemonte, Consiglio regionale più risparmi ed efficienza. In apertura della seduta del 20 dicembre, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato terroristico di Berlino. L'Assemblea ha poi licenziato il documento di economia e finanza regionale e la legge che ha ridotto le specie cacciabili in Piemonte. Approvate due mozioni sulla situazione dei 21 lavoratori precari dei centri per l'impiego del Piemonte, di cui in mattinata è stata ricevuta una delegazione. Il Consiglio si è poi riunito il 22 dicembre per rieleggere l'ufficio di presidenza alla scadenza di metà legislatura. Durante la seduta è stato approvato un ordine del giorno per garantire l'omogeneità dei servizi di psichiatria territoriale nella SL unica di Torino. Il 28 dicembre, infine, l'Assemblea ha approvato il bilancio del Consiglio regionale e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte. In copertina! Alla scadenza dei 30 mesi previsti dallo Statuto è stato rinnovato l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Riconfermato con 32 voti il presidente Mauro Laus, Partito Democratico, i due vicepresidenti Nino Boeti, Partito Democratico, 25 voti per la maggioranza, e Daniela Ruffino, Forza Italia, 13 voti per l'opposizione, e i consiglieri segretari Angela Motta, 32 voti, e Gabriele Molinari, 31 voti del Partito Democratico. Per la prima volta entra nell'ufficio di presidenza il gruppo del Movimento 5 Stelle, con il consigliere Giorgio Bertola, che ha ottenuto 17 voti. Il Consiglio regionale il 20 dicembre ha approvato a maggioranza la legge che regola nuovamente le specie cacciabili in Piemonte, ripristinando la tutela su 13 di esse. Dal 2012 alcune specie tutelate erano infatti state reinserite nel calendario venatorio della Regione. È continuato anche nel 2016 il cammino di risparmio e di efficientamento intrapreso dal Consiglio regionale. È quanto è emerso nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. Nel 2016 l'Assemblea si è riunita 72 volte e ha prodotto 27 leggi e 56 deliberazioni, 37 i progetti e i disegni di legge presentati, 297 le riunioni di commissione, molte le iniziative di comitati e consulte.